Presentato questa mattina nella sede dell'autorità portuale il programma della manifestazione Agosto in Fiera, che da anni ormai fa rivivere per qualche settimana del mese di agosto l'area della fiera. La Fratellone SRL, che già negli anni scorsi ha realizzato la manifestazione, questa mattina in conferenza stampa ha spiegato come anche per il mancato supporto dei commercianti locali sia stato complicato riproporre nuovamente Agosto in Fiera e come questa sia l'ultima edizione targata dalla ditta privata. È un'attività che va avanti da, credo questo sia il settimo anno. È un'attività che stiamo cercando di mantenere viva nonostante le parecchie appunto problematiche relative ai lavori del quartiere fieristico, che comunque sono in atto, e a una disaffezione da parte dell'imprenditoria locale nei confronti di questa manifestazione. Le attività commerciali storiche che partecipano alla fiera di Messina storica non esistono più, hanno chiuso, la logistica è difficile ad agosto, quindi ci sono una serie di argomentazioni e di problematiche che dobbiamo gestire, che non consentono un'effettiva svolta di questa manifestazione. E senza, con un pizzico di malinconia, mi sento di poter dire che questa è l'ultima volta per me che, lo dico veramente serenamente, questa volta lo dico ogni anno, però stavolta lo dico serenamente, che organizzo una cosa di questo genere, perché poi gli sforzi non sono ricompensati dai commenti spesso poco generosi della gente. Fondamentale per la riuscita dell'evento è la collaborazione con l'autorità portuale, che, così come dichiarato dal commissario Antonino De Simone, non ha voluto privare la città e i messinesi che rimangono a Messina durante il mese di agosto dell'opportunità di vivere l'aria della fiera. Certo, ormai da 2 anni a questa parte abbiamo la limitazione dei lavori che sono in concomitanza, per cui anche quest'anno abbiamo limitato molto di molto questa attività, però è un motivo di stare insieme. Quest'anno c'è una novità, quella lì, come avete visto dalla conferenza, delle luci, speriamo di migliorarle come abbiamo già fatto ieri sera, per cercare di dare un motivo in più per stare tutti quanti insieme in questo spazio importante cittadino. Il calendario dell'edizione 2019, seppur ridimensionato nella forma e nei contenuti, riserva però un'importante novità. L'evento infatti si compone di 2 fasi, la prima fino al 20 agosto, caratterizzata dai classici e tradizionali stand e Luna Park, la seconda che vedrà un festival di immagini e luci che ha come obiettivo valorizzare non solo la fiera ma tutta la storia della città. Una videoscenografia di circa 54 minuti sarà proiettata lungo i 60 metri di ponteggio di uno dei padiglioni, all'interno del quale sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza. Il materiale proiettato è stato fornito dalla sovrintendenza all'area Odeon, associazione culturale che nel 2015 ha già regalato a Messina uno spettacolo di luce e colori con il Kernel Festival del Duomo e in fiera. Gli organizzatori dell'Agosto in Fiera hanno voluto precisare che il calendario presentato oggi è solo parziale e che nei prossimi giorni verranno comunicati gli appuntamenti ai quali i messinesi potranno partecipare come da tradizione.